Era il 1860 quando all'alba dell'Unità d'Italia l'organizzazione brigantesca capitanata da Terenzio Grossi, tra efferati crimini e furti di ogni tipo, diventò protagonista di scorrerie mettendo a ferro e fuoco la provincia pesarese. Una storia, quella della banda Grossi, che torna a rivivere secoli dopo sui palchi di Montegiano, frazione di Monbaroccio, e di Ripalta di Cartoceto grazie a Marche Storie, racconti e tradizioni dai borghi in festa. Il festival, promosso dall'assessorato alla cultura della Regione Marche, in collaborazione con Amat e Fondazione Marche Cultura, ha l'intento di raccontare il territorio marchigiano e le vicende che ne costruiscono la storia tramite miti, leggende, racconti e credenze popolari nascosti dalle pieghe del tempo, facendo tappa in decine di borghi delle 5 province marchigiane. Il 16, 17 e 18 settembre una serie di eventi animeranno Monbaroccio e Cartoceto con l'iniziativa Ma che storia, quella della banda Grossi. Appuntamento principale sarà lo spettacolo Quando la banda passò, un talk teatrale in cui i briganti saranno protagonisti. Lo spettacolo si svolgerà ognuna delle 3 giornate, in doppia replica alle 19 e alle 20:15 a Montegiano e Ripalta. Tante saranno le iniziative che troveranno i turisti, i visitatori, ma ovviamente anche i residenti di queste zone che tengono particolarmente a ripercorrere un po' quello che è il percorso storico dei briganti e quindi della banda Grossi. Nelle 3 giornate del 16, 17 e 18 di settembre, luoghi in cui imperversavano particolarmente i briganti, appunto la banda Grossi, caratterizzando questi due nuclei storici, cioè quello di Monbaroccio ma in modo particolare di Montegiano per ciò che riguarda il comune di Monbaroccio e invece la frazione di Ripalta, che, come vado dicendo ormai da anni, è parte integrante di quello che è il sistema di valorizzazione e di promozione turistica di questo territorio per ciò che riguarda il comune di Cartoceto. Beh, l'importanza sta nel fatto che ci permette di valorizzare in realtà come Montegiano e Ripalta, che sono le due più piccole frazioni dei nostri due comuni, che con sinergia e volontà hanno portato avanti questo bando che ci ha premiato perché per la coralità, cioè nello stare insieme. Oggi, grazie a Marche Storie, torniamo a vivere un percorso di unità, di valorizzazione dei territori, di comunione, di vedere le cose. E questo è importante perché ci porta nelle nostre vallate, ci porta nei nostri vigneti, come vedete qui dietro, ci porta nei nostri uliveti, in quelli che sono i valori tipici del nostro territorio, valorizzandoli e rendendoli ancora più importanti in un percorso turistico che insieme a Cartoceto vorremmo valorizzare nel tempo. Io ringrazio le associazioni, come ho detto prima, Montegiano C'è e gli Amici di Ripalta, le due Proloco che con sinergia hanno lavorato fortemente insieme a noi, permettendoci di valorizzare un percorso che è quello della cultura, del mito, legando alla banda Grossi appunto, e dello spettacolo. Il festival prevede, oltre allo spettacolo dedicato alla banda Grossi, un programma denso di attività collaterali che vanno dall'arte alla cultura all'enogastronomia, per valorizzare a pieno tutte le potenzialità dei due comuni coinvolti. Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito, con prenotazione del posto. Si collatereranno degli eventi secondari, non di poco conto, legati a Guidobaldo e le stelle. E le stelle perché? Perché diventavano riferimento per la banda Grossi nelle loro scorrerie notturne. E quindi a Monbaroccio il giovedì e il sabato ci saranno eventi secondari a teatro e nel giardino di Palazzo del Monte legati a questa mitologia, legati alla storia, legati alla scienza, legati alla cultura.